Oltre ad essere cappellano, sono presidente di un'associazione di volontariato Casa di Solidarietà e Accoglienza. Da più di 20 anni, col permesso della magistratura, gestiamo in ambiente libero, in un clima di famiglia, persone inferme di mente, con presunto lieve, meno lieve, grave, gravissimo reato. In un ambiente libero, in un contesto della città. Tutto questo ci fa gridare con la testimonianza dinanzi alle perplessità e se escono di là dove vanno tutte queste persone, che queste persone possono essere gestite, possono vivere in un contesto sociale se, come dice la sentenza della Corte Costituzionale, è particolarmente curate e capaci a non ripetere gesti pericolosi. Nonostante diverse proposte di legge per il superamento avvenuto negli anni precedenti, quale la Fondazione Michelucci, Corleone, Emilio, Burani, Procaccini, e della stessa visione del mai venuti nel Parlamento ad essere discusse, in cui si facevano vedere la drammaticità della situazione, e anche la visita della Commissione interparlamentare del Ministero della Giustizia e della Sanità ai vari OPG con la conclusione che dovevano essere superati e mai hanno avuto delle conseguenze pratiche, la Commissione invece ha messo a fuoco il grande disagio della vita all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari. E tutto questo anche al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, per cui anche sono andati avanti perché si potesse arrivare all'approvazione di una legge quasi all'unanimità a Parlamento, qual è stata la legge 9 del febbraio 2012. Dobbiamo dire che la Commissione parlamentare però non ha conosciuto realmente i problemi né ha avuto conoscenza completa per la strada che doveva esserci per il superamento e noi diciamo anche abolizione dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Per cui siamo abbastanza critici nei confronti della legge che troviamo carente perché non dà la soluzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario ma inconsciamente crea altrettanti ospedali psichiatrici giudiziari pure più ridimensionati nel momento che sarà attuata. Noi diciamo che il problema sta nel potenziare i dipartimenti di salute mentale, nel personale e nei servizi previsti dalla normativa della salute mentale. In questo modo la persona inferma di mente viene curata adeguatamente e non fa reato, o perlomeno saranno solo pochi, e quindi non c'è bisogno di ospedale psichiatrico giudiziario. E quelli che attualmente ci sono sarebbero stati presi in carico dai dipartimenti di salute mentale. Oggi ci troviamo con gli assessorati regionali, i dipartimenti di salute mentale, incapace a farsi carico delle loro persone inferme di mente dentro l'ospedale psichiatrico giudiziario. E allora, se non c'è un decreto di proroga, subito ci sono dei vuoti legislativi, per cui un grande caos, perché i dipartimenti di salute mentale non si sono preparati adeguatamente ad accogliere i loro internati. Intanto dico che, guarda caso, perlomeno per l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona, poi per il sequestro che c'è stato e che ora è stato bloccato, da mesi non è entrata nessuna persona inferma di mente, nuovi ingressi nell'OPG. Quindi realmente l'ospedale psichiatrico giudiziario potrebbe essere superato o abolito. Il giudice, il magistrato, dovrebbe mettersi a contatto col Dipartimento di Salute Mentale imponendo di procurare gli strumenti per trattare il soggetto nei servizi della salute che devono gestire. Anche se c'è qualche soggetto in fase acuta,
il Dipartimento di Salute Mentale potrebbe metterlo nei loro SPDC per un periodo fino a quando il soggetto è trattabile e contrattabile, e quindi poi metterlo nei servizi che possono essere le comunità terapeutiche assistite, le comunità alloggio, il gruppo appartamento oppure il supporto del Dipartimento di Salute Mentale. Quindi il magistrato di sorveglianza, i magistrati, conoscendo che l'ospedale psichiatrico giudiziario è contro la Costituzione perché non capace a curare e non capace a rispettare la dignità della persona umana, dovrebbero impegnare il Dipartimento di Salute Mentale perché provvedano alla loro gestione. Meno di un mese addietro è morto una persona inferma di mente, insufficiente mentale, che si trova là dentro dal 2005 e non faceva danno a nessuno, ha avuto 7 proroghe della misura di sicurezza, il reato abbastanza irrilevante, guarda caso, abbandonato. Io penso che oggi come oggi gli ospedali psichiatrici e giudiziari abbiano la colpa dell'abbandono delle persone che ci sono là dentro. Quindi non ha pensione, il suo Dipartimento di Salute Mentale non ha provveduto a fargli il progetto riabilitativo di inserimento. Si è sentito male là dentro, è stato portato all'ospedale civile un giorno e mezzo ed è morto. Gli operatori dell'ospedale civile a dire che aveva tutti i valori sballati e non ti sanno dire che patologia, per cui è morto, forse blocco renale, forse apparato respiratorio. È rimasto nella sala mortuaria oltre 10 giorni, perché la famiglia di appartenenza era insignificante, la sorella malata mentale, non avevano i soldi. Solo dopo circa 10 giorni il comune di Barcellona Pozzo di Gotto si è fatto carico imbandendo la gara fra le agenzie di pompe funebre, e quindi questo soggetto è stato portato in una tomba nel cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, abbandonato dagli uomini, dalle istituzioni in un modo completo. Come questo soggetto ce ne sono tanti altri.